La locanda della tormenta presenta La resurrezione del dio grigio di Robert Howard. Ciclo Celta, volume 7. Buon ascolto. Un attimo dopo, quel matto dai capelli rossi mi scrollava come un cane fa con un topo. «Dov'è Miv McDonald?» urlava. «Per tutti i santi, è orribile udire un pazzo che in un posto solitario, a mezzanotte, urla il nome di una donna morta da 300 anni!» Racconto dello scaricatore. «Ecco il tumulo!» dissi, posando la mano, un po' impacciato, su una delle rozze pietre che formavano un mucchio stranamente simmetrico. Un interesse avido ardeva negli occhi scuri di Ortali. Il suo sguardo spaziò sul panorama, quindi tornò a posarsi sul grande mucchio di grosse pietre levigate dalle intemperie. «Che luogo selvaggio, strano e desolato! Chi avrebbe mai pensato di trovare un posto simile qui? Se non fosse per il fumo che si alza laggiù, difficilmente si potrebbe pensare che oltre il promontorio c'è una grande città. Qui si scorge a malapena qualche baracca di pescatori. La gente evita il tumulo, come l'ha sempre evitato per secoli. E perché? Me l'hai già chiesto. Posso solo dirti che ormai tutti evitano per abitudine quello che i loro antenati evitavano per una buona ragione. Una buona ragione! Sono solo superstizioni!» Lo guardai cupamente, con odio palese. Sarebbe stato difficile trovare due uomini più diversi di noi. Ortali era snello, sicuro di sé, inconfondibilmente latino, con gli occhi scuri e l'aria sofisticata. Io sono grosso, goffo come un orso, con gli occhi azzurri e freddi e i capelli rossi sempre scomposti. Eravamo compatrioti, perché nati nella stessa terra, ma le patrie dei nostri avi erano lontane quanto lo sono il sud ed il nord. «Superstizioni nordiche, ti dico! Non riesco ad immaginare un popolo latino che lascia irrisolto per tanti anni un simile mistero. I latini sono troppo pratici, troppo pragmatici, se preferisci. Sei sicuro della data di questa strana specie di monumento?» «Non ho trovato alcun accenno nei manoscritti anteriori al 1014 e ho letto tutti quelli esistenti, in originale. MacLiag, il poeta di Re Brian Boru, dice che il tumulo è stato eretto subito dopo la battaglia e non c'è dubbio che si riferisca proprio a questo. Viene ricordato brevemente nelle successive cronache dei Quattro Maestri e nel libro di Leinster, compilato intorno al 1150, e poi nel libro di Lecan, compilato dai MacFarby verso il 1416. Tutti lo fanno risalire alla battaglia di Clontarf, senza spiegare perché è stato eretto. Beh, ma cos'ha di misterioso? Non è naturale che i normanni sconfitti erigessero un tumulo sul corpo di un grande capo caduto in combattimento? Anzitutto, Ortali, c'è un mistero che aleggia sulla sua stessa esistenza. Era una consuetudine norvegese, non irlandese, erigere tumuli sui caduti. Eppure, secondo le cronache, non sono stati i norvegesi a costruirlo. Come possono averlo eretto subito dopo la battaglia se erano stati fatti a pezzi e costretti alla fuga per rifugiarsi dentro Dublino? I loro capi giacevano dove erano caduti e i corvi ne hanno spolpato le ossa. Sono stati gli irlandesi ad ammucchiare queste pietre. Era una cosa poi così strana? Anticamente gli irlandesi erano soliti erigere tumuli di pietra prima di attaccare battaglia. Ogni uomo metteva una pietra e dopo il combattimento ogni superstite la recuperava. Era un modo semplice per contare i caduti. Bastava contare le pietre rimaste. Scossi il capo. Era così nei tempi antichi, Ortali, ma non nella battaglia di Clontarf. Anzitutto c'erano più di 20.000 guerrieri e qui ne sono caduti 4.000. Poi il tumulo non è abbastanza grande perché si possa credere che servisse a contare gli uomini uccisi in combattimento. E è troppo simmetrico. In tutti questi secoli si può dire che non ne sia caduta neppure una pietra. No, è stato di certo eretto per coprire qualcosa.
Continuo a dire che si tratta di superstizioni. Sì, superstizioni se preferisci. Noi dell'Europa settentrionale avevamo dei e demoni al confronto le cui mitologie del sud appaiono puerili. Quando i vostri antenati oziavano su cuscini di seta fra le fatiscenti colonne marmoree di una civiltà in declino, i miei avi costruivano una loro civiltà fra traversie e privazioni, sostenendo gigantesche battaglie contro nemici, umani e no. Qui, su questa pianura, è finito il Medioevo e la luce di un'epoca nuova ha brillato su un mondo di odio e anarchia. Qui, come sai anche tu, nel 1014, Brian Boru e i suoi dalcassiani, armati di scuri, hanno distrutto per sempre la potenza dei pagani norvegesi. Quei feroci saccheggiatori, per secoli, avevano ritardato il progresso della civiltà. Non è stata semplicemente una lotta tra gaelici e danesi per la corona d'Irlanda. È stata una guerra tra il Cristo e Odino, tra cristiani e pagani. È stata l'ultima resistenza del paganesimo dei popoli attaccati ad antiche macabre tradizioni. Da 300 anni il mondo tremava sotto il giogo dei vichinghi. E qui, a Clontarf, quel flagello è stato annientato per sempre. Allora come oggi, l'importanza della battaglia è stata sottovalutata dagli storici latini e latinizzati. Agli schizzinosi e raffinati abitanti delle città civili del sud non interessavano le battaglie dei barbari nel più remoto angolo nord-occidentale del mondo. Conoscevano a malapena i nomi di questi luoghi e di questi popoli. Sapevano solo che le terribili scorrerie dei re del mare avevano cessato all'improvviso di devastare le coste dei loro paesi. E nel volgere di un secolo, quell'epoca feroce di saccheggi e di massacri è stata quasi dimenticata. E tutto questo perché un popolo rozzo e incivile, che si copriva con pelli di lupo, era insorto contro i conquistatori. Qui si è compiuto il Gotterdammerung, la caduta degli dei. Qui, per la verità, è caduto Odino, perché la sua religione ha ricevuto un colpo mortale. Era stato l'ultimo degli dei pagani a opporsi al cristianesimo, e per qualche tempo era parso che i suoi figli dovessero prevalere e far precipitare di nuovo il mondo nelle tenebre e nella barbarie. Narrano le leggende che prima di Clontarf, Odino appariva spesso ai suoi adoratori sulla terra, mostrandosi tra i fumi dei sacrifici dove morivano urlando le vittime umane, oppure fra le nubi lacerate dal vento, con la chioma scomposta agitata dalla bufera. Oppure con l'aspetto di un guerriero norvegese sferrava tremendi colpi nelle prime file dei guerrieri che combattevano battaglie senza nome. Ma dopo Clontarf, nessuno l'ha più visto. I suoi adoratori li invocavano invano con cantilene selvagge e macabri sacrifici. Poi hanno perso la fede in lui che li aveva abbandonati nell'ora più tremenda. I suoi altari sono crollati, i suoi sacerdoti sono invecchiati e poi morti, e gli uomini si sono rivolti al suo vincitore, il Cristo. Il regno del sangue e del ferro è stato dimenticato. L'età dei feroci re del mare è passata. Lentamente, fiocamente, il sole si è levato a rischiarare la notte del Medioevo e gli uomini hanno dimenticato Odino, che non è più venuto sulla terra. Sì, sì, ridi, ridi pure se vuoi. Ma chissà quale forme di orrore sono scaturite dalle fredde tenebre e dai sibilanti abissi neri del nord. Nelle terre meridionali splende il sole e ondeggiano i fiori. Sotto quei dolci cieli gli uomini ridono dei demoni. Ma nel nord, chi può dire quali spiriti elementari del male dimorino nelle tempeste furiose e nell'oscurità? Può darsi che sul ricordo di questi demoni della notte gli uomini avessero dato vita al culto dei feroci dei, Odino, Thor e tutta la loro terribile stirpe. Ortali tacque per un istante, colpito dalla mia foga, ma poi rise. Ben detto, mio caro filosofo! Ma discuteremo di questi problemi un'altra volta. Era inevitabile che un discendente dei barbari del nord fosse suggestionato dai sogni e dal misticismo della sua razza. Ma non puoi pretendere che io mi lasci turbare dalla tua immaginazione. Ritengo che questo tumulo non nasconda segreti più terribili di un capo norvegese caduto in combattimento e che per la verità i tuoi deliranti discorsi sui demoni del nord siano del tutto fuori luogo. Mi aiuterai a scoprire questo tumulo? No. Poche ore di lavoro basteranno a portare alla luce ciò che può nascondere. Continuò Ortali come se non mi avesse udito. Ma a proposito di superstizioni, non c'è una storia assurda che parla di Vischio in relazione a questo tumulo? Sì,
Una vecchia leggenda narra che tutti gli alberi che avevano del vischio erano stati abbattuti entro il raggio di una lega, per qualche ragione misteriosa. È un altro mistero. Il vischio aveva una parte importante nella magia norrena. I quattro maestri parlano di un vichingo, un vecchio dalla barba bianca e dall'aria selvaggia, evidentemente un sacerdote di Odino, che era stato ucciso dagli abitanti del luogo mentre cercava di deporre un ramo di vischio sul tumulo, un anno dopo la battaglia. Io mi sono procurato un ramoscello di vischio, vedi? Lo metterò all'occhiello e forse mi proteggerà dai tuoi demoni del nord. Sono sicuro che il tumulo copre un re del mare e quelli venivano sempre sepolti con tutte le loro ricchezze. Coppe d'oro e spade dall'Elsa ricoperte di gemme e corazze d'argento. Sono convinto che quel tumulo nasconde grandi tesori sui quali i contadini irlandesi camminavano da secoli, vivendo nella miseria e morendo di fame. Ah, torneremo qui verso mezzanotte, quando potremo avere la certezza di non essere interrotti. E tu mi aiuterai a scavare. L'ultima frase venne pronunciata con un tono che mi fece salire il sangue alla testa. Ortali si voltò e cominciò a esaminare il tumulo. Mentre parlava, quasi istintivamente la mia mano si tese furtiva e si strinse intorno a un frammento appuntito di pietra staccatosi da uno dei massi. In quel momento ero un assassino potenziale, se mai ce n'era stato uno. Un colpo, rapido, silenzioso, e sarei stato libero per sempre da una schiavitù amara quanto quella che i miei antenati celti avevano conosciuto sotto il loro giogo vichingo. Come se avesse intuito i miei pensieri, Ortali si girò di scatto verso di me. Mi affrettai a infilare in tasca la pietra, senza sapere se si era accorto del mio gesto. Ma dovette vedere l'impulso di uccidere che mi bruciava negli occhi, perché arretrò di nuovo e la sua mano cercò la rivoltella nascosta. Tuttavia, si limitò a dire: «Ho cambiato idea! Questa notte non scopriremo il tumulo. Domani notte, forse. Potrebbero spiarci. Ora torno all'albergo!» Non risposi. Voltate le spalle, mi avviai di malumore verso la spiaggia. Ortali cominciò a salire il pendio del promontorio, oltre il quale c'era la città. Quando mi voltai a guardarlo, stava superando la cresta, profilato nitidamente contro la foschia del cielo. Se l'odio potesse uccidere, sarebbe crollato morto in quel momento. Lo vedevo in un confuso bagliore rossastro, e le vene delle tempie mi battevano come martelli. Mi girai di nuovo verso la spiaggia, e all'improvviso mi fermai. Assorto nei miei cupi pensieri, ero giunto a pochi passi da una donna che non avevo visto. Era alta, robusta e aveva il volto grave, profondamente segnato come le colline. Era vestita in un modo che mi parve strano, ma non vi feci molto caso, conoscendo i bizzarri tipi d'abbigliamento che usano certi strati arretrati della popolazione. «Non mi piace l'uomo bruno che era con te.» La guardai sorpreso. Aveva parlato in gaelico. Ma questo non era strano. Però il gaelico che avevo usato, a quanto ne sapevo, era estinto come lingua parlata. Era quello dei filologi, puro e con un accento nettamente arcaico. Quella donna doveva provenire da una zona isolata delle colline, pensai, dove la gente parlava ancora l'autentica lingua degli avi. Parlavamo della sua stranezza. Risposi nella stessa lingua, esitando, perché sebbene conoscessi correttamente la forma moderna insegnata nelle scuole, eguagliare l'abilità della donna costituiva per me uno sforzo. Lei scosse lentamente il capo. «Chi sei?» «Sono americano, anche se sono nato e cresciuto qui. Mi chiamo James O'Brien.» Una strana luce brillò nei suoi occhi di ghiaccio. «O'Brien, sei del mio clan. Anch'io sono una O'Brien. Ho sposato un McDonald, ma il mio nome è sempre rimasto con la gente del mio sangue.» «Abiti qui vicino?» «Sì. Un tempo abitavo qui. Ma sono stata via per molto tempo. Ora è tutto cambiato. Non sarei tornata, ma sono stata ricondotta qui da un richiamo che non puoi capire. Dimmi, volete scoprire il tumulo?» Trasalì e la scrutai attentamente, pensando che potesse aver ascoltato la nostra conversazione. «Non sta a me deciderlo. Ortali, l'uomo che hai visto con me, l'aprirà senza dubbio, e io sarò costretto ad aiutarlo.
Se fosse per me, non lo profanerei di certo. I freddi occhi della donna mi penetrarono nell'anima. Gli sciocchi si precipitano alla cieca verso la loro rovina. Cosa ne sa quell'uomo dei misteri di questa terra antica? Qui sono state compiute imprese che hanno fatto tremare il mondo. Là, molto tempo fa, quando il bosco di Tomar sorgeva cupo e frusciante sulla piana di Clontarf e le mura di Dublino giganteggiavano a sud del fiume Liffey, i corvi si sono cibati delle carni dei caduti e il sole calante ha rischiarato laghi color cremisi per il sangue. Là, il re Brian, tuo e mio antenato, ha spezzato le lance degli uomini del nord. Erano venuti da tutte le terre e dalle isole del mare. Erano venuti con i loro scintillanti giachi di maglia e gli elmi ornati di corna gettavano lunghe ombre sulla terra. Le loro navi, dalla prua a forma di drago, fendevano le onde e il battito dei remi era come il rombo di una tempesta. Le loro navi, dalla prua a forma di drago, fendevano le onde e il battito dei remi era come il rombo di una tempesta. Su quella piana gli eroi sono caduti come grano maturo sotto la falce. Il conte Sigurd delle Orcadi e Brodir di Man, l'ultimo dei re del mare e tutti i loro capi. E anche il principe Murrog e il figlio Turlog e molti capi delle tribù gaeliche e lo stesso re Brian Boru, il più potente monarca di Erin. È vero, qui è stato sparso il sangue dei miei avi. E sebbene io abbia trascorso gran parte della mia vita in un paese lontano, ci sono dei legami fortissimi che uniscono la mia anima a questa spiaggia. La donna annuì lentamente e tirò fuori dalla veste un oggetto che scintillò fiocamente nel tramonto. Prendilo. Te lo offro in pegno del nostro legame di sangue. Percepisco eventi strani e mostruosi. Ma questo ti salverà dal male e dal popolo della notte. È più sacro di quanto gli uomini possano immaginare. Lo presi stupito. Era un crocefisso d'oro, lavorato in maniera singolare e costellato di minuscole gemme. La lavorazione era estremamente arcaica, inequivocabilmente celtica. Ricordai vagamente una reliquia perduta da moltissimo tempo, descritta da monaci dimenticati in manoscritti oscuri. Santo cielo! Questo è... Deve essere! Non può essere altro che il crocifisso perduto di San Brandano! Sì, è la croce di San Brandano, forgiata dalle mani del santo molto tempo fa, prima che i barbari vichinghi facessero di Erin un rosso inferno, nei giorni in cui la pace più totale regnava su questa terra. Un momento! Non posso accettare un simile dono! Non ne conosci il valore! È immenso! E come sacra reliquia non ha prezzo! Non parlare così, è sacrilegio. La croce di San Brandano non ha prezzo. Non è mai stata sporcata dall'oro di un baratto. Ha cambiato mano solo come dono. Te la offro, perché ti protegga dalle potenze del male. Non dire altro. Ma era andata perduta 300 anni or sono. Come... dove? Un sant'uomo me l'ha donata molto tempo fa. La tenevo nascosta in seno. Ma ora te la dono. Sono venuta da una terra lontana per offrirtela, perché nell'aria si agitano eventi mostruosi e questa ti servirà come spada e scudo contro il popolo della notte. Un male antico si agita nella sua prigione, che le mani cieche della follia potrebbero spalancare. Ma più forte di ogni male è la croce di San Brandano, che ha acquisito potenza nel corso dei lunghi anni da quando quel male dimenticato è caduto sulla terra. Ma tu chi sei? Sono Maeve MacDonald. Poi, senza aggiungere altro, si avviò nel crepuscolo, mentre io restavo immobile, sbalordito. La vidi attraversare il promontorio e scomparire alla mia vista, penetrando nell'entroterra mentre ne superava la cresta. Poi, riscuotendomi, come se mi destassi da un sogno, salì lentamente il pendio e attraversai tutto il promontorio. Quando superai il crinale, fu come se fossi passato in un altro mondo. Dietro di me vi era la selvaggia desolazione di una bizzarra epoca medievale, mentre davanti ai miei occhi pulsavano le luci e il frastuono della moderna Dublino. Un solo tocco di antichità distingueva la scena che si offriva al mio sguardo.
A una certa distanza, nell'entroterra, si scorgevano i viottoli appena visibili di un antico cimitero, abbandonato da molto tempo e invaso dalle erbacce, che si riconosceva malapena nella semioscurità. Mentre guardavo, vidi un'alta figura muoversi come uno spettro tra le tombe in rovina. Scossi il capo con un certo stupore. Senza dubbio, Maeve MacDonald doveva essere un po' pazza e viveva nel passato, come chi cerca di ridestare la fiamma delle ceneri di tempi ormai morti. Mi incamminai verso il punto dove cominciavano i puntini luminosi dai quali si gonfiava quell'oceano di luci che era Dublino. Quando tornai nell'albergo di periferia dove eravamo alloggiati io e Ortali, non gli parlai del crocifisso che la donna mi aveva dato. Almeno questo non intendevo dividerlo con lui. Volevo conservarlo fino a quando lei non mi avesse chiesto di renderglielo. Ero certo che l'avrebbe fatto. Mentre ripensavo al suo aspetto, ricordai la singolarità del suo abbigliamento. C'era un particolare che sul momento si era impresso nel mio subconscio, senza che me ne rendessi conto a livello cosciente. Maeve MacDonald calzava sandali di un tipo che in Irlanda non si portava più da secoli. Beh, forse era naturale che, dato il suo amore per il passato, preferisse imitare l'abbigliamento dei tempi che sembravano dominare ogni suo pensiero. Rigirai la croce tra le mani con reverenza. Non c'era dubbio. Era il crocifisso che gli antiquari avevano cercato invano per tanto tempo e di cui, per disperazione, avevano finito col negare l'esistenza. Michael O'Rourke, il sacerdote filologo, in un trattato scritto intorno al 1690, aveva descritto minuziosamente la reliquia, facendo una cronaca esauriente della sua storia, e aveva affermato che quando se n'era avuto notizia per l'ultima volta si trovava in possesso del vescovo Liam O'Brien. Costui, morto nel 1595, l'aveva lasciata a una parente, che non si era mai saputo chi fosse. O'Rourke affermava che la donna aveva nascosto a tutti il possesso del crocifisso e che il prezioso oggetto era stato sepolto con lei. In un altro momento, la gioia di aver scoperto la reliquia mi avrebbe sopraffatto, ma ora la mia mente era troppo colma di odio e di furia repressa. Rimisi in tasca la croce e ripensai con rabbia ai miei legami con Ortali. Erano legami che sconcertavano i miei amici, ma erano semplici da spiegare. Alcuni anni prima ricoprivo un modesto impiego in una grande università. Uno dei professori con cui lavoravo, un certo Reynolds, era un tipo insopportabile, pieno di arroganza verso coloro che considerava suoi inferiori. Io ero uno studente poverissimo e lottavo per guadagnarmi da vivere in un contesto quanto mai precario per gli studiosi. Sopportai finché potei i maltrattamenti di quel professor Reynolds, ma un giorno finimmo col litigare. Il motivo non ha importanza, era piuttosto banale. Poiché avevo osato ribattere ai suoi insulti, Reynolds mi colpì e io reagì facendogli perdere i sensi. Quel giorno stesso mi fece allontanare dall'università. Disperato non solo per la brusca fine del mio impiego e dei miei studi, ma anche perché mi vedevo ridotto alla fame, quella notte andai nello studio di Reynolds con l'intenzione di dargli una dura lezione. Lo trovai solo, ma nell'attimo in cui entrai, lui balzò in piedi e mi si avventò contro come una belva, stringendo un pugnale che usava come fermacarte. Io non lo colpì, non lo toccai neppure. Mentre mi scostavo per sfuggirgli, inciampò in un tappeto. Cadde lungo disteso e, con mio indicibile orrore, il pugnale gli si piantò nel cuore. Morì subito. Mi resi conto della situazione in cui mi trovavo. Si sapeva che avevo litigato con lui, che ci eravamo azzuffati. Avevo tutte le ragioni per odiarlo. Se mi avessero trovato nello studio insieme al cadavere, nessuna giuria al mondo sarebbe stata disposta a credere che non fossi stato io ad assassinarlo. Me ne andai quindi in tutta fretta, credendo che nessuno mi avesse scorto. Ma Ortali, il segretario del morto, mi aveva visto. Mentre tornava da un ballo, aveva notato che stavo entrando, mi aveva seguito e dalla finestra aveva assistito alla terribile scena. Ma questo lo seppi solo molto più tardi. Il cadavere venne scoperto dalla governante di Reynolds e naturalmente il fatto destò grande scalpore. I sospetti convergevano su di me, ma l'assenza di ogni indizio mi evitò l'incriminazione e portò a un verdetto di suicidio. Ortali, nel frattempo, era rimasto zitto.
Poi venne da me e mi disse ciò che sapeva. Naturalmente era a conoscenza del fatto che non avevo ucciso Reynolds, ma poteva testimoniare che mi trovavo nello studio al momento della morte del professore. Conoscevo Ortali. Era capace di mettere in atto la sua minaccia e di giurare che mi aveva visto assassinare Reynolds a sangue freddo. E cominciò così a ricattarmi sistematicamente. Devo dire che come ricatto fu ben strano. Allora non avevo denaro. Ortali puntò sul mio avvenire perché era sicuro delle mie capacità. Mi prestò una somma ingente e si diede da fare per farmi ottenere un incarico in un noto college. Poi cominciò tranquillamente a raccogliere i frutti del suo piano a piene mani. Ebbi un notevole successo e ben presto potei contare su uno stipendio elevatissimo e ricevetti parecchi ricchi premi per le mie difficili ricerche. Ortali faceva la parte del leone, almeno per quanto riguardava il denaro. Sembrava che io possedessi il tocco di Mida, ma del vino del mio successo assaporavo solo la feccia. Non avevo neppure un soldo intestato a me. Il denaro passato per le mie mani era andato ad arricchire il mio aguzzino all'insaputa di tutti. Era un uomo straordinariamente dotato e sarebbe potuto arrivare molto in alto, ma aveva una strana indole che, unita a un'immensa avidità, ne faceva un parassita, una sanguisuga. Il viaggio a Dublino per me era stato una vacanza. Ero esausto per i miei studi e le mie svariate attività. Ma Ortali aveva sentito parlare del tumulo di Grimmin, come veniva chiamato. Simile a un avvoltoio che sente l'odore della morte, aveva pensato di essere sulle tracce di un tesoro nascosto. Una coppa d'oro per lui sarebbe stata una ricompensa sufficiente per la fatica di smantellare il tumulo e una ragione abbastanza forte per profanare o addirittura distruggere l'antico monumento. Era un miserabile e il suo unico dio era l'oro. Bene, pensai cupamente mentre mi svestivo per andare a letto. Tutte le cose, belle o brutte, hanno una fine. La mia vita era insopportabile. Ortali aveva continuato a farmi balenare la forca davanti agli occhi fino a quando non ne avevo più avuto paura. Avevo barcollato sotto la mia croce solo perché amavo il mio lavoro. Ma anche la sopportazione umana ha un limite. Strinsi i pugni pensando ad Ortali che lavorava accanto a me a mezzanotte sul tumulo solitario. Un colpo sferrato con una pietra come quella che avevo raccolto il pomeriggio, i miei guai sarebbero finiti. Era inevitabile che sarebbe stata la fine anche per la mia vita, le mie speranze, la mia carriera e le mie ambizioni. Ah, che triste conclusione per i miei grandi sogni. Una corda e una breve caduta attraverso una botola avrebbero stroncato una carriera onorevole, un'esistenza di studi. E tutto a causa di un vampiro che sfogava la sua putrida bramosia sulla mia anima e mi spingeva al delitto e alla rovina. Ma sapevo che il mio futuro era scritto sugli ineluttabili libri del destino. Prima o poi mi sarei ribellato a Ortali e l'avrei ucciso, sfidando le conseguenze. Ero arrivato al termine della mia strada. Quella continua persecuzione mi aveva reso quasi pazzo. Sapevo che al tumulo di Grimmin, a mezzanotte, la vita di Ortali sarebbe finita per mia mano e avrei distrutto la mia esistenza. Qualcosa mi cadde dalla tasca. Lo raccolsi. Era il pezzo di pietra aguzza che avevo preso vicino al tumulo. Mentre lo guardavo cupamente, mi chiesi quali mani l'avevano toccato nei tempi antichi e quale lugubre segreto aveva contribuito a nascondere quello spoglio promontorio di Grimmin. Spenta la luce, mi sdraiai, stringendo ancora in mano la pietra. Poi la dimenticai, sprofondato nelle mie tetre riflessioni. A poco, scivolai in un sonno profondo. All'inizio ero conscio di sognare, come spesso accade. Era tutto vago e indistinto, e lo intuivo stranamente connesso al frammento di pietra che ancora stringevo in mano. Scene, paesaggi ed eventi giganteschi e caotici mi passavano davanti come nubi che turbinassero nella tempesta. Lentamente si concretizzò un paesaggio nitido, familiare e tuttavia incredibilmente estraneo. Vidi una vasta pianura spoglia, delimitata da un lato dal mare grigio e dall'altro lato da una cupa e folta foresta. La pianura era divisa da un fiume tortuoso,
oltre il quale vedevo una città come non avevo mai visto da sveglio. Rozza, nuda e massiccia, era tipica della severa architettura di un'epoca più antica e selvaggia. Sulla pianura vidi, come in una nebbia, una terribile battaglia. Le file dei guerrieri avanzavano e indietreggiavano. L'acciaio lampeggiava come un mare illuminato dal sole e gli uomini cadevano sotto i colpi come spighe di grano maturo. Vidi guerrieri vestiti di pelle di lupo, con i capelli scarmigliati, che impugnavano asce gocciolanti sangue, e uomini alti dall'elmo ornato di corna e dalle corazze luccicanti, con gli occhi freddi e azzurri come il mare. E vidi me stesso. Sì, nel sogno vidi me stesso e mi riconobbi con un bizzarro distacco. Ero alto e possente, avevo i capelli scarmigliati e indossavo solo una pelle di lupo intorno ai fianchi. Correvo nella mischia, urlando e sferrando colpi con un'ascia imbrattata di sangue, e il sangue mi scorreva sui fianchi da ferite che sentivo appena. I miei occhi erano di un azzurro gelido e i capelli e la barba erano rossi e incolti. Per un istante fui conscio dello sdoppiamento di personalità, consapevole di essere allo stesso tempo quell'uomo infuriato che correva e colpiva con l'ascia insanguinata e l'altro che dormiva e sognava. Ma presto la sensazione svanì. Non ebbi altra personalità che quella del barbaro. James O'Brien non esisteva più. Ero Kumal il Rosso, parente di Brian Boru, e l'ascia gocciolava del sangue dei miei nemici. Il rumore del combattimento andava scemando, sebbene qua e là gruppi di guerrieri continuassero a lottare. Giù lungo il fiume, gli uomini seminudi delle diverse tribù, immersi fino alla cintola nell'acqua che si arrossava, lottavano con i guerrieri che i giachi non potevano salvare dai colpi delle asce d'alcassiane. Oltre il fiume, un'orda insanguinata e disordinata varcava barcollando le porte di Dublino. Il sole scendeva all'orizzonte. Per tutto il giorno avevo combattuto a fianco dei capi. Avevo visto il conte Sigurd cadere sotto la spada del principe Marrog e avevo visto lo stesso Marrog morire nel momento della vittoria per mano di un torvo gigante di cui nessuno conosceva il nome. Avevo visto, mentre i nemici fuggivano, Brodir e Re Brian cadere insieme sulla soglia della tenda del Gran Re. Sì, era stato un festino per i corvi, una rossa strage. E sapevo che mai più le navi dalla prua a forma di drago sarebbero venute dall'azzurro nord a portare incendi e distruzioni. Dovunque per terra i vichinghi giacevano nelle loro corazze lucenti, come grano maturo dopo la mietitura. Tra loro giacevano migliaia di corpi rivestiti delle pelli di lupo delle tribù, ma i morti norreni erano molto più numerosi dei caduti di Erin. Io ero stanco, nauseato dal fetore del sangue fresco. Mi ero allietato nel massacro e ora cercavo bottino. E lo trovai sul cadavere di un capo vichingo riccamente abbigliato che giaceva presso la riva del mare. Gli strappai la corazza a scaglie d'argento e l'elmo ornato di corna. Mi andavano bene, come se fossero stati fatti per me. Mi aggirai orgoglioso tra i morti, chiamando i miei compagni perché mi ammirassero, sebbene mi sentissi strano così bardato, poiché i gaelici disprezzavano le armature e combattevano seminudi. Per andare in cerca di bottino mi ero allontanato dal fiume, ma i cadaveri coperti dagli usberghi di maglia erano ancora numerosi, perché allo spezzarsi delle righe fuggiaschi e inseguitori si erano dispersi per la campagna, dal buio bosco di Tomar fino al fiume e al mare. E sul pendio del promontorio di Drumna, verso il mare, fuori vista dalla città e dalla piana di Clontarf, mi imbattei in un guerriero morente. Era alto, massiccio, coperto di un giaco di maglia grigia. Era parzialmente avvolto nelle pieghe di un ampio mantello scuro e la sua spada spezzata stava accanto alla destra poderosa. L'elmo ornato di corna gli era caduto dalla testa e i suoi capelli erano agitati dal vento che soffiava da ovest. Dove avrebbe dovuto esserci uno degli occhi c'era un'orbita vuota, mentre l'altro brillava freddo e cupo come il mare del nord, sebbene fosse già vitreo per l'appressarsi della morte. Il sangue sgorgava da uno squarcio nella corazza. Mi avvicinai guardingo, preso da una strana paura gelida che non comprendevo. Mi chinai su di lui, pronto a sfracellargli il cranio con l'ascia, e lo riconobbi.
Era il capo che aveva ucciso il principe Morrogh e aveva falciato decine i guerrieri gaelici. Dovunque si era battuto, i vichinghi avevano avuto la meglio, mentre altrove, sul campo di battaglia, i gaelici erano stati irresistibili. Mi parlò in norreno, e io compresi, poiché per lunghi anni ero stato schiavo del popolo del mare. «I cristiani hanno vinto! Le ombre avvolgono Asgard, e qui si è compiuto il Gotterdammerung!» Non potevo essere dovunque sul campo di battaglia, e ora sono ferito a morte. Una lancia con una croce incisa sulla lama. Nessun'altra arma avrebbe potuto ferirmi. Compresi che quel guerriero, intravedendo con l'occhio velato la mia barba rossa e l'armatura vichinga che mi ero messo addosso, credeva che fossi uno dei suoi. Ma l'orrore saliva cupo dalle profondità della mia anima. «Cristo! Tu non hai ancora vinto! Sollevami, uomo, e lascia che io ti parli!» Non so perché ubbidì, e quando lo feci sedere, rabbrividì nel toccarlo, perché la sua carne era come l'avorio, più levigata e dura di quanto possa esserlo la carne umana, e più fredda di quanto sia il corpo di un moribondo. «Io muoio come un uomo. Sono stato sciocco ad assumere gli attributi dell'umanità, fosse pure per aiutare il popolo che mi adora. Gli dèi sono immortali, ma la carne può perire, anche se è quella di un dio. Presto, prendi un ramoscello della pianta sacra, il vischio, e posalo sul mio petto. Sì, anche se non è più grande di una punta di pugnale, mi libererà dalla prigione carnale in cui mi sono messo quando sono venuto a far guerra agli uomini con le loro stesse mani. Allora mi libererò da questo corpo e tornerò ad aggirarmi tra le nubi tonanti. Guai allora agli uomini che non piegheranno il ginocchio davanti a me! Affrettati, uomo! Attenderò il tuo ritorno!» Lasciò cadere all'indietro la testa leonina e, tastandolo sotto la corazza, con un brivido non sentì il battito del suo cuore. Era morto come muoiono gli uomini. Ma io sapevo che sotto le spoglie di quel corpo umano dormiva lo spirito di un demone del gelo e delle tenebre. Sì, lo conoscevo. Era Odino, l'uomo grigio, il monocolo, il dio del nord che aveva preso la forma di un guerriero per combattere insieme al suo popolo. Assumendo un aspetto umano, si era assoggettato a molti dei limiti dell'umanità. Tutti sapevano che talvolta gli dèi scendevano sulla terra travestiti da uomini. Odino, in quell'aspetto, poteva rimanere ferito da certe armi e addirittura ucciso. Ma il tocco del vischio l'avrebbe fatto risorgere. Aveva affidato a me quel compito, non comprendendo che io ero un nemico. In forma umana potevo usare solo le facoltà umane, che erano state menomate dall'imminenza della morte. Mi si rizzavano i capelli e un brivido mi scuoteva. Mi strappai di dosso l'armatura vichinga e lottai contro un panico folle che mi spingeva a fuggire alla cieca, urlando di terrore. Nauseato dalla paura, raccolsi alcuni macigni, formando un rozzo giaciglio, su cui, tremando d'orrore, collocai il corpo del dio vichingo. E mentre il sole calava e le stelle spuntavano silenziose, continuai a lavorare con foga rabbiosa, ammucchiando pietre enormi sul cadavere. Sopraggiunsero altri uomini delle tribù e dissi loro ciò che stavo seppellendo. Per sempre, speravo. Scossi dall'orrore, essi presero ad aiutarmi. Nessun ramoscello di magico vischio doveva essere posato sul terribile petto di Odino. Sotto quelle rozze pietre, il demone vichingo avrebbe continuato a dormire fino al giorno del giudizio, dimenticato dal mondo che un tempo aveva gridato sotto il suo ferreo giogo. Eppure, non sarebbe stato interamente dimenticato, perché mentre lavoravamo, uno dei miei compagni disse: «Questo non si chiamerà più il promontorio di Drumna, ma il promontorio dell'uomo grigio!» Quella frase stabilì un legame tra il me stesso del sogno e il me stesso addormentato. Mi svegliai esclamando: «Il promontorio dell'uomo grigio!» Mi guardai intorno stordito. I mobili della stanza, fiocamente rischiarati dalla luce delle stelle, mi sembravano estranei e misteriosi. Poi mi orientai di nuovo nel tempo e nello spazio. «Il promontorio dell'uomo grigio! Greymen! Greymin! Grimmin! Il promontorio di Grimmin!
Gran Dio! La cosa sepolta sotto il tumulo! Balzai in piedi sconvolto e mi accorsi che stringevo ancora il frammento di pietra. È noto che gli oggetti inanimati conservano bizzarre associazioni psichiche. Una pietra rotonda presa sulla piana di Gerico era stata messa nella mano di una medium in trance, la quale aveva subito riconosciuto mentalmente la battaglia, l'assedio della città e il crollo delle mura. Ero certo che il frammento di pietra avesse agito da calamita, attirando la mia mente moderna attraverso le nebbie dei secoli fino a un'antica esistenza. Ero più scosso di quanto sappia dire, perché quella visione fantastica collimava con troppa esattezza con certe vaghe sensazioni legate al tumulo che fluttuavano in fondo alla mia mente, e non potevo credere che si fosse trattato di un sogno eccezionalmente vivido. Sentivo il bisogno di bere un sorso, e mi ricordai che Ortali teneva sempre del vino nella sua stanza. Mi vestii in fretta, aprii l'uscio e attraversai il corridoio. Stavo per bussare alla porta di Ortali quando mi accorsi che era socchiusa, come se qualcuno avesse dimenticato di chiuderla completamente. Entrai e accesi la luce. La stanza era deserta. Capii subito cos'era accaduto. Ortali diffidava di me e non osava trovarsi solo in mia compagnia in una località isolata a mezzanotte. Aveva deciso di rinviare la visita al tumulo solo per ingannarmi, per avere la possibilità di allontanarsi indisturbato. Il mio odio per Ortali era completamente sommerso per il momento dal folle panico al pensiero di ciò che avrebbe potuto causare l'apertura del tumulo. Non dubitavo affatto dell'autenticità del sogno. Non era stato un sogno. Era un ricordo in cui avevo rivissuto l'altra mia vita. Il promontorio dell'uomo grigio, il promontorio di Grimmin, e sotto quelle rozze pietre il tremendo cadavere dall'aspetto umano. Non potevo certo sperare che il corpo, compenetrato com'era dall'imperitura essenza di uno spirito elementale, fosse stato ridotto in polvere dal tempo. Ricordo poco della mia folle corsa attraverso la città e poi per quelle plaghe desolate. La notte era un manto d'orrore in cui le stelle brillavano scarlatte come gli occhi avidi di belve strane e i miei passi echeggiavano cupi, tanto che più volte temetti di essere seguito da un mostro. Le luci sparse svanirono quindi alle mie spalle e mi addentrai nella regione del mistero e dell'orrore. Non mi sorprendeva che il progresso avesse evitato quel luogo lasciandolo intatto. Una sacca cieca, abbandonata a sogni diabolici e a ricordi d'incubo. Era un bene che pochissimi ne sospettassero l'esistenza. Intravidi il promontorio, ma la paura mi afferrò e mi trattenne. Provavo lo strano impulso di andare in cerca della vecchia Miv McDonnell. Lei era vissuta tra i misteri e le leggende di quella terra carica di antiche magie. Avrebbe potuto aiutarmi se quel pazzo di Ortali avesse scatenato sul mondo il demone dimenticato che gli uomini del nord avevano adorato un tempo. Una figura mi apparve davanti all'improvviso nella luce delle stelle. La urtai e per poco non la feci cadere. Una voce balbettante dal forte accento dialettale protestò con la petulanza tipica dell'ubriaco. Era un robusto scaricatore che tornava a casa, senza dubbio dopo aver fatto baldoria fino a tardi in una taverna. Lo afferrai e lo scrollai, stralunando gli occhi nel chiarore delle stelle. «Cerco Miv McDonnell! La conosci? Dimmelo subito, stupido! Conosci la vecchia Miv McDonnell?» Le mie parole parvero restituirgli la lucidità, come un getto d'acqua gelida. Lo vidi impallidire e deglutire spaventato. Cercò di farsi il segno della croce con mano malferma. «Miv McDonnell? Ma è matto! Cosa vuole da lei? Dimmelo! Dov'è Miv McDonnell?» «Là!» Ansimò lo scaricatore, tendendo la mano tremante nella direzione in cui, nel buio della notte, qualcosa spiccava tra le ombre. «In nome dei santi del paradiso, se ne vada, pazzo diavolo che sia, e lasci in pace un onest'uomo! Là, là troverà Miv McDonnell, dove l'hanno sepolta 300 anni fa!» Senza più ascoltare le sue parole, lo spinsi da parte con un'esclamazione disperata e mentre correvo sulla pianura invasa dalle erbacce, lo sentii fuggire a precipizio. Semi accecato dal panico, raggiunsi il basso edificio che lo scaricatore mi aveva indicato e mentre avanzavo tra le erbacce, con i piedi che affondavano tra le muffe, compresi con un sussulto che quello era l'antico cimitero situato nell'entroterra del promontorio di Grimmin, dove avevo visto scomparire Miv McDonnell la sera prima. Ero vicino alla porta della tomba più grande
e con una strana premonizione mi chinai cercando di leggere l'iscrizione. Alla luce fioca delle stelle e aiutandomi a tentoni con le dita, distinsi le parole e le date. Nel gaelico semidimenticato di 3 secoli prima vi era scritto Miv MacDonnell, 1565-1640. Arretrai con un grido d'orrore ed estrassi il crocifisso che lei mi aveva dato, facendo l'atto di scagliarlo nelle tenebre. Ma fu come se una mano invisibile mi avesse afferrato il polso. Era pazzesco, ma non avevo dubbi. Miv MacDonnell era uscita dalla tomba in cui giaceva da 300 anni per offrirmi l'antichissima reliquia affidatagli tanto tempo prima dal vescovo suo parente. Ricordai le sue parole e ricordai Ortali e l'uomo grigio. Mi distolsi da un orrore per affrontarne uno più grande e mi avviai di corsa verso il promontorio che spiccava contro lo sfondo del cielo stellato. Quando superai il canale, alla luce delle stelle, vidi il tumulo e una figura intenta al lavoro simile a un ognomo. Ortali, con la sua abituale energia quasi soprannaturale, aveva già smosso molti macigni. Mentre mi avvicinavo, tremando d'orrore, lo vidi togliere l'ultimo strato e udii il suo selvaggio grido di trionfo che mi inchiodò a pochi metri da lui sull'alto del pendio. Un'empia luminosità si irradiava dal tumulo. E io vidi, a nord, l'aurora boreale fiammeggiare all'improvviso con la sua bellezza terribile, facendo impallidire le stelle. Tutto intorno al tumulo pulsava una strana luce che trasformava le rozze pietre in freddo argento lucente. E in quel lucore vidi Ortali, che dimentico di tutto, gettava via il piccone e si chinava avidamente sull'apertura. E vidi la testa coperta dall'elmo posata sul giaciglio di pietre dove io, Kumal il Rosso, l'avevo messa tanto tempo addietro. Vidi il terrore e la bellezza disumani di quel volto in cui non c'erano né debolezza, né pietà, né misericordia. Vidi lo scintillio agghiacciante dell'unico occhio spalancato in una spaventosa parvenza di vita. Sull'alta figura coperta dall'usbergo di maglia brillavano e lampeggiavano freddi balenii di luce gelida come l'aurora boreale che sfolgorava nei cieli del nord. Sì, l'uomo grigio giaceva come io l'avevo lasciato più di 900 anni prima, senza traccia di ruggine o di putredine. E mentre Ortali si piegava per esaminare la sua scoperta, un grido angoscioso ruppe dalle mie labbra, perché il ramoscello di vischio, infilato all'occhiello come sfida alla superstizione nordica, scivolò fuori e nella strana luminosità lo vidi chiaramente cadere sul possente petto coperto dalla corazza della figura supina. All'improvviso sfolgorò di un bagliore troppo abbacinante per gli occhi umani. Al mio grido fece eco quello di Ortali. La figura si mosse e le membra possenti si fletterono, facendo cadere di lato le ultime pietre. Un nuovo bagliore illuminò il terribile occhio e un'ondata di vita invase e animò i lineamenti che sembravano scolpiti nella roccia. La figura si levò dal tumulo e l'aurora boreale risplendette tremenda intorno a lei. L'uomo grigio si trasformò orribilmente. I lineamenti umani svanirono come una maschera sbiadita, l'armatura cadde dal corpo e si sgretolò in polvere. Poi lo spirito diabolico del ghiaccio, della brina e delle tenebre, che gli uomini del nord avevano divinizzato chiamandolo Odino, si erse nudo e terribile sullo sfondo delle stelle. Intorno all'orrida testa guizzavano i fulmini e i fremiti dell'aurora boreale. La torreggiante forma antropomorfa era cupa come l'ombra e splendente come il ghiaccio. La sua orribile cresta si stagliava colossale contro la volta celeste. Ortali indietreggiò lanciando urla inarticolate, mentre le mani deformi e artigliate si protendevano verso di lui. Sul cupo e indescrivibile volto di quell'essere non c'era alcun riflesso di gratitudine per l'uomo che l'aveva liberato, solo una gioia demoniaca e un odio diabolico per tutti i figli degli uomini. Vidi quelle braccia demoniache avventarsi e colpire. Udì Ortali lanciare un urlo, uno solo, acuto, insopportabile, che si spezzò mentre diveniva più stridulo. In un attimo un abbagliante folgore azzurro esplose intorno a lui, rischiarandogli i lineamenti convulsi e gli occhi stralunati. Poi il corpo venne scagliato al suolo come se fosse stato colpito da una scarica elettrica,
così brutalmente che udì le ossa spezzarsi. Ma Ortali era già morto prima di toccare terra. Morto, raggrinzito e carbonizzato, come un uomo colpito da un fulmine. E a tale causa, infatti, venne in seguito attribuita la sua morte. Il mostro che l'aveva ucciso avanzò quindi pesantemente verso di me, protendendo le braccia simili a tentacoli. La pallida luce delle stelle trasformava il suo grande occhio inumano in un abisso di luce, e gli spaventosi artigli irradiavano non so quali forze elementali, capaci di distruggere i corpi e le anime degli uomini. Ma io non mi mossi. In quell'istante non temevo né l'orrore del suo volto né la minaccia delle sue folgori. Come una abbagliante fiamma bianca, mi era apparso chiaro il motivo che aveva spinto Meave McDonnell a uscire dalla tomba per portarmi l'antica croce rimasta per 300 anni sul suo petto, satura delle invisibili forze del bene e della luce, eternamente in guerra contro le forze del male e delle tenebre. Mentre estraevo l'antica croce, sentii nell'aria intorno a me la presenza di forze gigantesche. Ero solo una pedina in quella partita, soltanto una mano che stringeva la sacra reliquia, simbolo delle potenze avverse ai demoni delle tenebre. Mentre la levavo in alto, irradiò un raggio di luce bianca, insopportabilmente pura, come se tutte le forze della luce si raccogliessero in quel simbolo e si scatenassero in una saetta furibonda contro quel demone dell'oscurità. Con un urlo orrendo, il demone arretrò, raggrinzendo sotto i miei occhi. Poi, con un grande battito di ali d'avvoltoio, si innalzò verso le stelle, rimpicciolendo sempre più tra i guizzi dei fuochi fiammeggianti e le luci dei cieli, fuggendo nel limbo tenebroso che l'aveva generato, Dio solo sa quanti eoni prima. Fine. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare La resurrezione del Dio Grigio di Robert Howard. Grazie per l'ascolto.